Abbiamo visto nella questione 47 l'argomento di fondo della prudenza, ma poi con la questione 48 noi adesso prenderemo in esame quali sono le parti della prudenza. Perché ci si potrebbe chiedere, la prudenza si può dividere a fette come la torta? No, non è proprio così. Ma per poter sostenere che un'azione è stata compiuta prudentemente, beh, è necessario passare attraverso delle tappe, che poi sono tappe evidentemente che si intersecano, sono complementari tra di loro, ma che sono parte integrante di questa azione che noi chiamiamo prudenza. Ora, nella questione 48 abbiamo solo un articolo, però è un articolo importante, un articolo di fondo che ci dà un'idea di quanto sia preciso Tommaso, di quanto sia attento e rispettoso del pensiero di chi è venuto prima di lui e non necessariamente solo di chi è stato cristiano. E nella riflessione che adesso vediamo di intraprendere, noi non possiamo fare a meno di considerare come nel passato, quando c'erano dei filosofi che volevano procedere con precisione e analisi, e non c'erano delle mezze calzette quali la filosofia ha partorito in questo ultimo secolo, ebbene, la prudenza era un argomento di fondo importantissimo. Ma perché? Ma perché l'uomo agisce, opera quotidianamente e per operare e per poter vivere adeguatamente e con equilibrio con i propri simili, deve agire virtuosamente. Deve perseguire quelle virtù di cui abbiamo parlato più volte, anche se oggi non vogliamo più parlare di virtù, non vogliamo più parlare di zelo. Si pensa che tutto sia superato. Il problema è che non basta proporsi delle azioni buone con degli obiettivi buoni. Se io faccio un esame della mia esistenza, non posso dire di aver mai perseguito o puntato su degli obiettivi intrinsecamente malvagi o cattivi. Ho sempre cercato di rispettare il mio prossimo, ho sempre cercato di adeguarmi, di aiutare, insomma, però se io rifletto attentamente mi rendo conto di aver sbagliato molto spesso gli strumenti per conseguire questi fini che potevano benissimo essere considerati ottimi. È vero, abbiamo visto con Agostino che è importante l'intenzione. Quindi anche se i risultati sono negativi, tuttavia l'intenzione deve essere necessariamente buona. Ma è anche vero che, visto che abbiamo un'intelligenza, visto che abbiamo una capacità raziocinante, intellettiva, visto che il cristiano ha qualcosa ancora di più, ha una marcia in più, dove ci sono dei veri doni dello Spirito Santo che ci permettono di essere più uomini, più donne, più in quella condizione particolare in cui ci troviamo, ebbene, perché non utilizzare adeguatamente questi strumenti? È anche vero che se io torno indietro nel tempo, chi mai mi ha suggerito in modo equilibrato quali strumenti utilizzare per conseguire determinati obiettivi? Direi quasi nessuno. Ecco perché è importante riflettere e avere come maestro, un San Tommaso. Io penso che se noi leggiamo, le opere, non soltanto dei grandi dottori e dei grandi padri della Chiesa,
ma anche dei filosofi, troviamo dei suggerimenti più che concreti, più che operativi, e li vedremo subito, eh? Però è evidente che se andiamo avanti solamente a slogan, laddove la morale la si vuole partorire cominciando dalla fine, non peraltro i principi morali attraverso le leggi positive sono stati stuprati, sono stati completamente svuotati del loro significato. E allora siamo caduti anche noi cristiani in un vero e proprio formalismo, quel formalismo superficiale e ignorante che era stato condannato da Gesù nei farisei, negli scribi, considerando poi che gli scribi farisei non erano ignoranti, erano superficiali, erano interessati. Noi, oltre a essere interessati e superficiali, siamo anche ignoranti. Questa è l'epoca dell'ignoranza, di chi vuole parlare e più grosse vengono partorite, più si ha successo. Dunque, non procediamo questa volta come le altre, visto oltretutto che c'è un unico articolo con la tesi, le argomentazioni, la risposta alle argomentazioni. No, non mi interessa questa impostazione. Mi interessa invece vedere della prima argomentazione che cosa ci propone Tommaso. Videitur, sembra che non siano ben determinate le parti della prudenza, perché l'ipotesi che viene sostenuta contrariamente a quella che sostiene Tommaso, ma perché nella storia della filosofia sulla prudenza si è riflettuto a lungo e riflettendo i filosofi hanno considerato parti della prudenza degli elementi su cui non tutti sono d'accordo, anche perché magari qualcuno ha compreso in un elemento altri. Vediamo adesso, ad esempio fa riferimento Tommaso Cicerone. Cicerone assegna tre parti alla prudenza ed è memoria, intelligenza e provvidenza. Macrobio invece ne assegna sei e sono ragione, intelletto, circospezione, previdenza, docilità, cautela. Notate una cosa, io ho messo in crassetto sottolineata quelle parti che vengono prese da Tommaso e adottate da lui nella sua proposta come parte essenziali della prudenza. Quindi voi vedete che Tommaso fa riferimento in modo particolare a Macrobio, perché le prende tutte e sei, ragione, intelletto, le vedremo poi nella questione 49, queste singole parti, ragione, intelletto, circospezione, previdenza, docilità e cautela. Aristotele, no? Ci parla anche di obulia, qui abbiamo dei nomi un po' strani. Cos'è questo termine? Retta deliberazione o buon consiglio in vista di un bene. Poi abbiamo la sinesis, sempre in riferimento ad Aristotele, sono termini di derivazione greca, giudizio su quanto avviene ordinariamente. Cosa vuol dire? Che io devo valutare gli strumenti che ho in mano. Abbiamo visto che la prudenza considera gli strumenti, non i fini, e è la virtù che ha determinato l'obiettivo, no? Che viene considerato virtuoso. La prudenza deve considerare gli strumenti. E sinesis vuol dire valutare quegli strumenti che sono ordinari, non hanno alcuna eccezione, alcuna particolarità, mentre l'agnome è un giudizio su cose che esigono un'eccezione alla legge ordinaria. Aristotele si ferma su queste distinzioni per poi passare all'ostochia, che poi l'ostochia è la sagacia che viene presa da Tommaso con il sostantivo di solerzia. Quindi vedete, Tommaso prende
ne prende 6 da Macrobio, le prende tutte e 6. Da Cicerone prende la memoria, fate attenzione che quel che è interessante, lo valuteremo poi nella questione successiva, il valore didattico e pedagogico che Tommaso dà alla memoria. È meraviglioso, considerate che Tommaso è un po' come i grandi del passato, contavano sulla memoria. A quel tempo non c'era computer, ma non c'erano neanche i libri, quindi bisognava stamparsi tutto in testa, altrimenti ci si perdeva. E invece di Aristotele prenderà Solersia. Solersia. Si parla anche di Andronico Peripatetico, che propone, ne propone 10, vedete, sagacia, previdenza, reattiva, militare, la politica economica, che alcune di queste parti richiamano già quelle indicate da Macrobio o da Cicerone o da Aristotele. Comunque, perché, ripeto, noi dobbiamo considerare queste cose? Perché anche se questi autori non sono cristiani, anche se erano pagani, erano filosofi di uno spessore notevole e tutti nella loro professione ci sono resi conto che la prudenza è fondamentale per guidare le nostre azioni in modo adeguato. Oggi la prudenza non c'è più, né fuori dalla Chiesa, né dentro la Chiesa, né tra i cristiani, né tra gli stessi cattolici. Laddove ci si accusa, si punta sempre il dito, uno è eretico, l'altro è scismatico, l'altro, in una confusione generalizzata. Magari qualcuno ha in mente dei buoni obiettivi, ma questi obiettivi vengono perseguiti con degli strumenti che sono devastanti. Perché non si può pensare che tutti siano dei peccatori, dei traditori, dei menzogneri. Però questa gente non si rende conto che certi strumenti, invece di aiutare a trovare delle soluzioni reali, concrete, produttive, fertili, no? Distruggono tutto. Adesso vediamo la proposta di Tommaso. E come al solito Tommaso chiarisce. Com'è che si possono intendere parti di una cosa? Noi parliamo di in questo caso parliamo della prudenza. Qualcuno dice le parti della prudenza sono parti di una cosa. Le parti di una cosa possono essere integranti. E qui c'è questo bellissimo esempio. Come le pareti, il tetto e le fondamenta sono le parti di una casa. Ecco che riusciamo a capire che cosa intendiamo per parti. Pensate che la prudenza in analogia sia la casa, ma la casa per essere tale ha bisogno di un tetto. Avete mai visto una casa senza tetto? Beh, ci sono i terrazzi, va bene, ma il terrazzo fa da tetto in quel caso specifico. Avete mai pensato ad una casa senza fondamenta? Avete mai pensato a una casa senza pareti o senza una finestra? Bene, queste sono parti integranti di una casa, così come sono parti integranti quelli che ha poi scelto Tommaso, e li vedremo adesso in un primo assaggio, quelli che sono indispensabili per dire io sto procedendo in modo prudente. E allora sono parti della virtù quelle funzioni che sono indispensabili al suo atto perfetto. E in questo senso, fra tutte le cose numerate, si possono facendo riferimento a quelle cose numerate nella prima argomentazione che abbiamo appena letto, determinare 8 parti della prudenza. Sono le 6, abbiamo detto, enumerate da Macrobio, a cui bisogna aggiungere la memoria, ricordata da Cicerone, e l'eustochia, noi facciamo anche chiamarla sagacia, di cui parla Aristotele. E di queste 8 parti, ecco, 8 parti, 5 appartengono alla prudenza. 5 appartengono alla prudenza, in quanto è una virtù conoscitiva. Altre 3 appartengono alla prudenza
perché poi la ragione possa ben comandare. Cominciamo col primo passo, eh? Poi tutte queste parti verranno considerate e valutate, sono 8, e quindi nella questione successiva troveremo 8 articoli, nella questione successiva, appunto, la 50ª. Allora, in quanto è una virtù conoscitiva? Nella conoscenza si devono considerare tre cose. Primo, pensate per un momento che io mi sono proposto un obiettivo ben specifico. E a questo punto, se mi sono proposto un obiettivo ben specifico, devo valutare gli strumenti. E gli strumenti come si valutano? Ma attraverso la conoscenza. Come faccio a valutare degli strumenti se sono adeguati o no? Attraverso un altro sistema. Li devo conoscere. Come faccio a mangiare la carne se non so che cosa sia la forchetta e il coltello? Perciò, bisogna innanzitutto conoscere questi strumenti. E che cos'è che ci fa conoscere questi strumenti? La memoria riguarda il passato. Noi abbiamo un'esperienza, è importantissimo l'esperienza. Ne abbiamo già parlato nella questione precedente. C'è qualcuno che ci dice che l'esperienza è una cosa di cui si può fare a meno, e no. Come mai gli uomini continuano a commettere gli stessi errori? Ne abbiamo parlato più volte, no? Come mai continuano a ripetere gli stessi errori? Se è la storia magistra vite, allora la storia non serve a niente. No, non è che la storia non serve a niente, è che se tu insegni storia esclusivamente per fare spettacolo o per valutare le componenti militari o economiche e non cerchi nella storia le intenzioni e quello che la storia ci può insegnare, evidentemente la storia non è più magistra vite, come diceva Cicerone. Allora, il passato ci può aiutare in base alla nostra esperienza. Se poi la conoscenza stessa riguarda il presente, viene detta intelletto. Intelletto. Attenzione che l'intelletto è importante, non è semplicemente la ragione, è quella capacità di cogliere al di là delle apparenze, al di là delle proporzioni. Quindi, allora abbiamo, nella conoscenza si devono considerare tre cose. Primo, la conoscenza stessa, memoria e intelletto. Secondo, l'acquisto della conoscenza. Cari miei, ritorniamo nuovamente al solito, alla costante generica fissa che purtroppo ci ha accompagnato in tante riflessioni. Chi pretende di parlare su cose che non conosce? Acquisto della conoscenza. Ma per acquistare la conoscenza bisogna essere docili. Eccolo qui, docilità. Il presuntuoso, l'arrogante, che vuole parlare di il vanaglorioso, che vuole parlare di ciò che non conosce, non è sapiente. Non conoscendo, quindi non può neanche essere prudente. La docilità all'insegnamento di qualcuno, ma può anche essere una ricerca personale. E allora la ricerca personale per ben congetturare si chiama solerzia. Perciò, ci siamo capiti? Nella conoscenza si devono considerare tre cose. Primo, conoscenza in se stessa. Secondo, l'acquisto della conoscenza. Terzo, l'uso della conoscenza, cioè il passaggio che uno fa dalle cose che conosce alla conoscenza e al giudizio di altre cose, e ciò appartiene alla ragione, attraverso la memoria, attraverso ciò che riesco ad apprendere attraverso dei buoni maestri, attraverso la mia ricerca personale, io ho una serie di materiali. Questo materiale, valutando, considerando e cercando di vederne i rapporti, le cause e le concause di cui ho detto tante volte, io trovo
delle soluzioni. Ma chi è che mi aiuta in questa comparazione? La ragione. Eccoli qua. Perciò, memoria, intelletto, docilità, solerzia, ragione. Abbiamo detto che di queste 8 parti, 5 appartengono alla prudenza in quanto è una virtù conoscitiva. Tre invece appartengono alla prudenza perché la ragione possa ben comandare. E quali sono? Primo, ordinare ciò che è proporzionato al fine. E allora bisogna prevedere. Io ho materiale, finalmente ho conosciuto, la ragione ha messo insieme tutto questo popò di roba che mi trovo tra le mani, ma è proporzionato al fine? O è sproporzionato? O sto sparando all'uccellino con un cannone? O viceversa, penso di utilizzare la ciarbottana per sparare a un elefante, perché normalmente è oggi che cadiamo in questo secondo errore, prendere tutto in modo superficiale. Io tante cose, ammesse che queste cose siano state colte in modo adeguato, che ci sia una certa conoscenza, e poi evidentemente gli strumenti che abbiamo non sono proporzionati al fine, perché il fine è enorme, è qualcosa di sproporzionato agli strumenti mediocri che ho in mano. Poi ho valutato le circostanze, la circospezione, circostanza, spezione. Che cosa vuol dire? Ispezionare ciò che c'è attorno. Perché, se ne potrebbero fare di esempi, ritornando al ponte sullo stretto, ma gli strumenti che ho sono adeguati a quel progetto? E mi guardo attorno, vista la situazione che c'è là, cosa nostra, non c'è qualche altro pericolo, pur ammettendo che i mezzi, gli strumenti che ho in mano sono, siano proporzionati al fine? E ho valutato eventuali ostacoli. Per poter comandare io quindi devo essere previdente, circospetto e cauto. Queste sono le parti che devono essere considerate, e le valuteremo nella questione 50, per poter dire ho in mano gli strumenti adatti per raggiungere l'obiettivo, ho gli strumenti adatti affinché la mia azione sia prudente. Tuttavia, questo ci serve per una conoscenza ulteriore, ma non sarà quella che vedremo subito nella questione successiva. No? Ritroviamo indietro. Le parti possono essere di tre generi. Integranti, e l'abbiamo visto l'esempio. Due, soggettive, come il bue e il leone sono parti del genere animale. Cioè, parti soggettive di una virtù sono le varie specie. Governare se stesso ha come strumento la prudenza, oppure governare la collettività. Quale tipo di collettività? Potrebbe essere l'esercito, potrebbe essere un ospedale, potrebbe essere una scuola, un'istituzione scolastica, oppure la collettività essere un buon padre di famiglia. Ecco, queste sono le parti a cui noi facciamo riferimento in una prospettiva soggettiva. Oppure, dice Tommaso, se noi prendiamo la prudenza in senso lato, in quanto include anche la conoscenza speculativa,
Allora, tra le sue parti troviamo anche la dialettica, la retorica, la fisica in base tra i metodi in uso della scienza. Ossia, nel momento stesso in cui noi valutiamo gli strumenti più adatti o procediamo attraverso la tipica dimostrazione che appartiene, secondo Tommaso, alla fisica, una dimostrazione quindi stringente e necessaria, o procediamo perché così le circostanze ci obbligano attraverso delle opinioni e allora con argomenti probabili e utilizziamo la dialettica, oppure procediamo perché di nuovo siamo costretti a trovare delle soluzioni che ci piaccia o no con delle congetture, abbiamo la retorica. Insomma, strumenti, metodi che passano da ciò che può essere garantito in modo perfetto a ciò che può essere garantito solo in modo congetturale. Abbiamo detto infatti che le situazioni in cui noi ci troviamo in riferimento alle nostre azioni, proprio perché sono non in riferimento a cose assolute necessarie, ma sono legate al contingente, e bisogna vedere quale contingente ci si presenta alla nostra operatività. E poi, sempre nella prospettiva iniziale, quando abbiamo detto le parti possono essere di tre generi, abbiamo visto integranti, abbiamo visto soggettive, adesso vediamo potenziali. Come la facoltà della nutrizione e della sensazione sono parti dell'anima. Che vuol dire? Vuol dire che queste parti, nella prospettiva potenziale, non sempre devono essere messi in atto. Nel caso in cui la cosa si rende necessaria, allora va bene, valuteremo, considereremo anche questa possibilità e questa attenzione, ma di per sé non sono sempre comunque operanti nella azione, nella operatività strumentale della prudenza. Potenziali, come la facoltà abbiamo già letto, si dicono parti potenziali di una virtù, quelle virtù supplementari in più, no? Che sono ordinate a materie o ad atti secondari, non aventi tutta la forza della virtù principale. E sotto questo aspetto sono parti della prudenza, ad esempio l'obulia, cioè la retta deliberazione o buon consiglio in vista di un bene, che riguarda la deliberazione sinese, che riguarda il giudizio su quanto avviene ordinariamente, il gnome e il giudizio su cose che esigono eccezione alla legge ordinaria. Perché diciamo che sono potenziali? Ma perché non sempre ci troviamo di fronte a un giudizio su cose che esigono un'eccezione alla legge ordinaria. Ci potremmo trovare in una situazione in cui le cose, il giudizio è su cose ordinarie. E allora, nel caso in cui ci troviamo di fronte a giudizio su cose ordinarie, parliamo di sinesis. Nel caso in cui ci troviamo di fronte a leggi, a fatti straordinari, quindi un giudizio che esige un'eccezione alla legge ordinaria, parleremo di gnome. Quindi vedete, abbiamo facoltà potenziali che possono anche non essere utilizzate per un retto uso degli strumenti. Tutto il resto lo lasciamo stare, anche perché troveremo in modo specifico la riflessione nella questione 50, no? Che è questa qua, no scusate, 49, non era 50, 49, che è, infatti siamo nella 48, vedete che nella prossima si comincerà a parlare della memoria, intelletto, docilità, solerzia, ragione, previdenza, circospezione, cautela. E quindi rimandiamo alla prossima riflessione questa specificità degli argomenti.